diciamo dare precedenza, iniziamo adesso con per quanto riguarda il problema della primazione, volevo dare precedenza ai ragazzi del centro polifunzionale Tandram di venire quindi qui sul palco. Prima di tutto voi due, questi sono i segretari dell'Accademia, venite un po' più avanti, Mauro Vieni, Gianluca Lancellotti, che tra l'altro è mio figlio. Sono tutti e due segretari dell'Accademia. Allora, per quanto riguarda appunto questo centro polifunzionale che ho praticamente avuto questa grande possibilità perché mio figlio ha fatto anche lui un po' tirocini da operatore presso il Tandram, che è il villaggio di Esteban, come tra virgolette sottotitolo. La referente è la dottoressa Gina Tramutola. I ragazzi sono Stefani, che hanno fatto un bel lavoro, praticamente hanno realizzato un racconto, Il principe povero, mi pare. Prego, mettetevi qui davanti senza coprire la presidenza. Ecco, venite qua, tutti qua, tutti qui. Allora, la referente è la dottoressa Gina Tramutola. Prego, prego. Attenzione, no, ma la Gina è attenta. Mettiti fermi. Ok. Allora ripetiamo i nomi e voi alzate la mano, fate un cenno praticamente per farvi identificare. Allora, Stefania Camarota. Chi è Stefania? Un passo avanti, non troppo avanti. Franco, ecco qua, attenzione, ciao, ragazzi, voi dovete dare dopo le medaglie e l'altro premio, girati, sì, allora mano a mano, no, sono i ragazzi, sì, allora i ragazzi, offriremo anche la locandina. Non lo possiamo fare per tutti voi, perché siete, oltre ai presenti, sono quelli che sono assenti per vari motivi, soprattutto legati al Covid, difficoltà logistiche, polmini, eccetera, ho avuto contatto con tutti i presidi e si scusano per questo motivo, però la partecipazione è soddisfacente, senz'altro, quindi considerando i tempi, di nuovo vi ringrazio. Allora, poi, i primi classificati avranno il diploma, ma non in questa seduta, quindi io darò i diplomi praticamente al loro referente, al loro professore, solamente per la sezione senior. Attualmente ci sono questi diplomi. Ai ragazzi daremo invece, oltre ai premi, praticamente anche questa, la locandina. Allora andiamo avanti con questi giovanotti che io conosco da 16 anni, credo, perché sono presenti in tutti i nostri eventi, soprattutto questo dove vede voi ragazzi praticamente essere protagonisti. Barbara Lodato. Ha sempre giustificato,
assente allora, aspetta, sì. Sì, sì, dalla la dottoressa Tramontola. Alessandro Lamberti. Eccolo qua. Ti sei allungato? Non lo so. Alessandro Lamberti, Trevisore Lucia, eccola qua. Trevisore Lucia, è la più pertinente del gruppo. Alla presidente. Dai, è bellissimo, sì. Poi io ne approfitterò se mai mi chiedete qualche altra, perché, però adesso che c'è una donna qui vicino a me, Alessandro Lamberti, Trevisore Lucia e Bargiano Anarita. Anarita? Ok. Poi lei chi è? L'ho dimenticata l'altra che tiene la rosa? Ecco qua. Per me, è solo per me. Grazie. Ciao. Ti avvicini un attimo più al centro per far vedere il cartellone. Andate piano piano per dirvi, giratevi verso il pubblico, verso il, girati. Ecco qua. Questa è la realizzazione attraverso i disegni, attraverso quanto hanno scritto, praticamente i ragazzi d'Italia. Un lavoro non indifferente. Gina, vieni più qua, fatti sentire, hai dato la medaglia a Gina? Gina, allora vuoi salutare o dire qualcosa? Vogliamo soltanto come Centro Tandem ringraziare veramente la professoressa Grazi, perché per noi è sempre un piacere partecipare, ma i ragazzi aspettano questo momento, infatti sono contentissimi. E noi abbiamo realizzato un cartellone, il viaggio del piccolo principe, e ogni ragazzo ha realizzato tantissimi disegni, che poi questi disegni sono stati raccolti in un libricino. E questo lavoro, come diceva anche la professoressa Grazi, si lavora in gruppo, se da soli non si va da nessuna parte. Quindi io ringrazio la mia collega Michela Capuano, che insieme siamo veramente, riusciamo con i nostri ragazzi a fare cose bellissime, anche piccole cose ci danno una gioia immensa. Queste rose sono state realizzate nel nostro laboratorio artistico coordinato da Capuano Michela, la mia collega, e sono state fatte dai nostri ragazzi. Grazie di cuore. C'è il microfono qua, scusami. Scusate. Allora, si devono pur sopportare dei bruchi se si vogliono vedere le farfalle. Dicono se erano così belle. Ma questo è per noi? Questo è per noi e per voi e per tutti quanti. Bene, allora. Consegna Mauro, venite un po' più sul palco, venite un po' più al centro, fagli venire un po' più. Ecco, allora, premia, questi due segretari, ecco la coppa, venite più qua, così lui approfitta per fare, non aspetta, Gina, no? Ok, Mauro, vai indietro, scusami, ok. L'altra collaboratrice e assistente Capuano. Grazie. Vi ringrazio, buon proseguo, buon laboratorio, buon tutto, buona vita.